Ultima puntata dopo gli anni con gli editori indipendenti, i primi anni 80, verso metà degli anni 80, Kirby va alla DC Comics, realizza tra le altre cose una serie Super Powers che prende, come si dice, si può notare nella prima pagina del numero 1 della serie, prende la partenza dalla graphic novel Hunger Dogs, pubblicata anche in Italia. Powers, ritroviamo Darkseid, ritroviamo i personaggi dei New Gods e contemporaneamente però ritroviamo anche la Justice League, tutti qua raggruppati con questa bellissima tavola di Kirby. Realizzerà 6 episodi di questa serie e proporrà i classici personaggi. Vediamo un Batman kirbesco. Le chine sono di Greg Tichston. I testi però non sono di Kirby, ma sono di Paul Kupperberg. Qua, niente pagina centrale in questo caso. Tutto qua viene un po' ridimensionato. Abbiamo qui anche invece delle tavole interessanti con il famoso sguardo assassino di Darkseid. Lo rivediamo anche in questa copertina. Kirby aveva fatto anche alcune cose albi, così mono, singoli episodi ancora negli anni 70 di DC Comics. Vediamo qua Cobra numero 1 con parzialmente illustrato da Kirby, con chine di Bruce Barry che aveva incrostato anche l'ultimo episodio di Kamandi. Le serie di New Gods vengono riprese ancora su Adventure Comics. Ecco qua, dopo diciamo i numeri di New Gods, ecco qua sempre delle piacevoli tavole di Don Newton, però purtroppo non significano molto rispetto all'universo kirbesco. Vediamo anche Darkseid, che torna tra poco. Eccolo qua, una tavola, però diciamo, c'è una novità. In alcuni casi la realizzazione è buona, in altri ci sembra un vecchio Darkseid, vecchio faccia di pietra. Serie, ecco qui, erano Adventure Comics. Le serie di Kirby verranno riprese in seguito con Jack Kirby su Fourth World, qui una splendida copertina di Walt Simonson, i disegni realizzati da John Byrne. Di John Byrne parleremo, artista e scrittore di questa serie, parleremo anche in una puntata apposita di un altro grande artista di cui bisogna parlare. Ecco una tavola.